altro esercizio che voglio proporre nel nostro percorso delle autoposture è la ballerina facilitata. Un esercizio che ci mette a dura prova perché siamo contro la gravità, siamo in piedi, appoggiati al muro, con alcune facilitazioni come al solito per poterlo fare a casa, però è molto efficace nell'allungamento della catena posteriore perché sono molto attivi gli arti inferiori e tutta la muscolatura della schiena. Quindi anche qui otterremo un allungamento e un rafforzamento che avvengono nello stesso momento ed è questa la chiave di volta della postura. Una posa che va fatta in maniera molto graduale, è più adatta a persone giovani, quindi per le persone di una certa età io consiglierei la rana al muro. Per persone un po' più atletiche, un po' più pronte, già instradate in quella che è la posturale o nello sport, si può fare anche questo tipo di esercizio. Allora, ci andiamo a mettere di spalle al muro, con i talloni alla parete. Ok, l'osso sacro alla parete, quindi stavolta avremo osso sacro e talloni al muro, ginocchia flesse. La sedia ci serve per scaricare il peso. Quello che andiamo a cercare è i malleoli uno vicino all'altro, leggermente divaricati i piedi, devono passare almeno tre dita fra un alluce e l'altro, ginocchia piegate. Avremo stavolta la spinta del sacro verso l'alto, cerchiamo di creare un appiattimento lombare. Piano piano la progressione ovviamente sarà nello stendere le gambe, però anche qui con molta calma, respirando, aria dal naso e fuori dal naso, ricreiamo i nostri soliti punti, quindi occipite allineato al dorso e allineato al sacro, andiamo a respirare. E intanto cerchiamo di fare una spinta a terra dei talloni e una spinta in alto del sacro, quindi cerchiamo proprio di tendere la muscolatura posteriore, mentre nel frattempo cerchiamo di allungare la colonna dando uno stimolo alla nuca di crescere verso l'alto. E qui lentamente proviamo a stendere un pochino le ginocchia, cercando di fare attenzione a non perdere l'allungamento lombare. Quindi non dobbiamo creare la gobba, ma un allivellamento di tutta la colonna. E ci fermiamo dove riusciamo a stare, perché è molto intenso come lavoro. Quindi soprattutto le prime volte, anche fermi nella stessa posizione non importa, però sentire lo stimolo dell'allungamento della catena posteriore. Se vediamo che magari è troppo difficile poggiando le mani sulla sedia nella parte bassa, proviamo a utilizzare lo schienale, perché stando più su ovviamente la tensione è minore e possiamo riuscire meglio ad allungare le gambe. Facendolo giorno dopo giorno invece riusciremo a vedere che staremo comodi anche sul fondo della sedia o addirittura potremo prendere un banchetto ancora più basso o, per chi è proprio bravo, mettere le mani addirittura a terra e andare a cercare l'allungamento.